Il progetto, in imminente fase di completamento, era stato presentato lo scorso marzo nella Camera di Commercio di Brindisi con l'iniziativa del presidente dell'ente Alfredo Malcarne di abbinare l'iniziativa alla regata internazionale Brindisi-Corfù. Parliamo della Med Cooking School che a distanza di meno di due mesi è ora una realtà. A Ceglie Messapica aspiranti chef da tutto il mondo potranno imparare come gestire in cucina le tipicità del Mediterraneo. Apre quindi i battenti con l'inaugurazione ufficiale l'International Center of Mediterranean Gastronomy, progetto ampiamente appoggiato dall'amministrazione comunale della città messapica che si pone l'ambizioso obiettivo di creare la prima scuola di alta cucina completamente dedicata ai sapori del Mediterraneo con un direttore come Antonella Ricci, chef che vanta la stella Michelin da 19 anni. A tenere i corsi, un gruppo di docenti professionisti che faranno lezione in lingua italiana con supporti grafici in lingua inglese. Dal lancio della proposta ad oggi, in centinaia da tutto il globo hanno mandato i propri curriculum, ma ad essere selezionati per ora 30 allievi di nazionalità italiana, greca e giapponese. I corsi attivati, che prevedono un massimo di 15 allievi a sessione, sono due: cuoco mediterraneo, partito lo scorso 8 maggio, e pasticcere Mediterraneo al via dal prossimo 13 maggio. Particolarità positiva l'iscrizione gratuita che include assicurazione, frequenza, visite aziendali dai produttori, divisa e kit da cucina. Prima lezione, sicuramente emozionatissimi i ragazzi, il primo giorno di scuola, ma benissimo, benissimo, è un grande fermento, i ragazzi sono tutti così interessati a questa nuova avventura, questa nuova opportunità, perché è un corso gratuito, il primo in assoluto, siamo felicissimi, il team è affiatato, tante nazionalità e questa cosa ci riempie di gioia, quindi non possiamo che essere contenti e io spero che in questo paese si inizi a respirare poi veramente un'area di internazionalità. Magari io ho cominciato con mio marito, perché comunque mio marito è straniero e si trova benissimo qui a Ceglie. Il posto veramente ospita un sacco di gente straniera da una vita. I ragazzi faranno delle esperienze che non sono soltanto di cucina, ma sono esperienze di cucina che partono dalle radici. Andranno sul campo, andranno a vedere quali sono gli ulivi secolari, quali sono gli ulivi da olio, le olive da mela, l'olio extravergine d'oliva, il grano, andranno a vedere il campo di grano, quindi non è soltanto, sarà un'esperienza veramente per loro. Il team per quanto riguarda la cucina è fondamentale, perché è quello che crea sinergia e poi porta al completamento di quelle che sono le cose migliori, insomma, quindi questo è importantissimo. Gli ingredienti abbiamo a disposizione veramente un bagaglio enorme e quindi bisogna solamente rispettare quello che abbiamo, solamente tenendolo in considerazione, vedendolo con una nuova ottica magari, e basta, portare quello che è possibile, più grandi miglioramenti, insomma, quello sicuramente. Questo è un momento che potrà cambiare le sorti, non solo di Ceglie ma del territorio. Vedere qui un'ampia e variegata schiera di alunni che vengono da tutte le parti del mondo, per noi è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo tribulato perché non era semplice far partire questa scuola è partita ed è partita con quelli che erano i nostri intendimenti. Grande qualità, grande livello e internazionalizzazione.